notte intensa qui all'Assemblea regionale, ma alla fine Fico Verde ha tutte le proposte che noi avevamo posto in finanziaria. Tra queste, certamente quelle che garantiscono la possibilità di assumere, per quanto riguarda le piccole e medie imprese che riceveranno un contributo, ma sicuramente anche tutte le iniziative concordate con l'assessore San Martino che riguardano il rilancio di alcuni settori strategici per lo sviluppo della nostra terra. Mi riferisco certamente al settore vitivinicolo e all'agroalimentare.